Ah sì, che poi troviamo il taxi, è vero. Quindi abbiamo portato noi il taxi. Senti, ti ho tenuto all'oscuro del mio progetto, lo so. Eri ancora un ragazzino quando ho iniziato e poi speravo che tutto finisse senza coinvolgerti. Sì, capisco. Forza, andiamo nel futuro e risolviamo questo casino. Vabbè, qua diciamo che le cose le abbiamo già Ecco, viste. è chiusa. Hai nascosto la macchina qui, ma davvero non l'hai mai usata? No, mi è bastato vedere chi ne è uscito. Era Paul. E ha cercato di uccidermi. Cazzo, è arrugginita. Jack, una mano? Ancora una volta. Quando la Monarch ha preso d'assalto l'università, Paul è rimasto chiuso nella macchina del tempo. È scappato nel futuro. E qualsiasi cosa gli sia successo, l'ha cambiato. Chissà come ha ritrovato la mia macchina e l'ha usata per tornare al 1999. E ha fondato la Monarch. È sfuggito alla Monarch ed è divenuto ciò da cui scappava. Roba da matti. Costruire questa macchina è stato un errore. Dovevo lasciar perdere. Aspetta. Ci siamo. Ah, volendo ce ne sono altri. Vabbè, io potenzio. Aspetta, potenzio. Ah no, ne ho 5. Allora non potenzio niente. È come l'avevo lasciata. Spero che funzioni. Ma c'era un relè. Già. Non so, poi. D'accordo, andremo nel futuro, poco dopo il momento da cui sei partito. Ma prima che la frattura arresti il tempo. Anche se non so. Tutto questo mi preoccupa. Sarà pericoloso. Ovvio che sarà pericoloso. Adesso cosa non lo è? Ho sempre voluto provarla. Quindi è questo che si vede. Jack, preparati a uscire dopo il momento da cui sei partito per salvarmi. Sarà quella la nostra finestra, quando il piano può ancora funzionare, ma prima che il tempo finisca. Non avremo molto. Secondo la Monarch, la frattura era imminente. Come se fossero esperti. In effetti lo sono. Tutto quello che sanno l'hanno rubato a me. Tu pensa a fare la tua parte e fidati. Ok, Will. Mi sembra giusto. È incredibile. Tutti questi anni. Non mi sarei. Niente del genere. Aspetta, Will, ci penso. Madonna, due palle fino all'ultimo, eh. Fino all'ultimo. Presi? Sì. Ma c'è ancora qualcun altro. Uno. Due. Aspetta. Ho preso? No. Ok. Devo liberarlo dalla stasi. Non c'è tempo da perdere. Te lo sconsiglio, Jack. Non so come Will sia arrivato qui, ma dimenticalo. Ah, quando andava alla biblioteca, alla Tutto questo è più piscina. grande di noi. Manca poco alla fine del tempo. Sì, lo so. Per questo esiste il progetto Arca.
Un branco di disperati chiusi in un bunker chissà dove in attesa dell'inevitabile. Cazzo, Paul! Hai rubato l'RC, Jack. Io l'ho rubato. Ed è fondamentale per il piano. Quindi... me lo riprendo se non ti dispiace. Non posso dartelo. Lo so. Oh, devo ucciderlo adesso. Aspetta. Pensiamo prima a questi qua che rompono. No. Ok. Che cavolo era? Cioè, boh. Vabbè, è successo qualcosa di strano. Aspetta. Allora, riprovo. Per l'ennesima volta. No, si è spostato. Bastardo. Ai ai ai, questo mi fa fuori loro. Aspetta. Aspettiamo un attimo. Ok. No. Come se non l'avessi vista. Ok. Ma che cavolo. Guarda. Vai, la presa. Grazie. Grazie per la mano. Almeno ogni tanto. Dove cavolo. Ok. Negli anni ho dovuto prendere decisioni difficili. Non ho intenzione di scusarmi per aver anteposto la missione ai miei rapporti personali. Secondo me è diventato un polimorfo. Ma che cavolo sta facendo? Aiuto. Ma dov'è? Ah, là. Ora è vulnerabile. No, l'ho preso una volta, eh. Dobbiamo fermarlo. Vabbè, ma che arrivano i soldati. Mandate a cagare. No, non ha funzionato, perché? Ma vaffanculo, ho usato la cosa. Ha usato... Madonna, lancia la bomba. Aspetta, madonna, ci è mancato poco. Occhio, via. Adesso c'è la mega esplosione. Ok. Ok, preso. Oh, adesso si fa la parte difficile. Avanzate e attaccate! Dovrei usare il fucile a pompa. Dov'è? Ok. Via. Occhio. Ok. Calma. Ok, dove sei? Perfetto. Aspetta, sfruttiamo il blocco temporale. Bastardo. Ok. Non importa. Ok. Tanto adesso, appena trovo uno zaino... No, via. Ok, dovrebbe esserci uno zaino da qualche parte. Non mi era sembrato di averlo visto. Devo morire. Lo so. Aspetta. Ah, vabbè, abbiamo trovato altre munizioni. Dov'è il tipo? Che fine ha fatto? Provo più. Ah, eccolo. Ah, eccoli, no, eccolo. Aspetta. Ok. No.
calma. Perfetto. Ho fatto i conti con molte delusioni, Jack. Ma tu sei senza dubbio la più dolorosa. Ok, qua che va, fa l'esplosione atomica qui. Ok, ok, dovremmo essere al sicuro qua. No, aspetta, ne fa un'altra. Bastardo, ne fa un'altra. Ok. Ma morirai prima o poi. Oh, oh, quante ne fa? Cavolo. Cioè. Oh, stai male? Oh, t'ho preso. E adesso? Basta, ha preso una bella botta, fine. Ehi, hey, Will, ehi! Hey. È tutto ok? È già qui? Cosa? Lascia stare. Mi direi dopo. Ora abbiamo da fare. Devo collegare la contromisura al nucleo. È progettata per saturare il campo di Meyer-Joyce con particelle di Cronon. La macchina del tempo fa da amplificatore. Attiverà una reazione a catena e ripristinerà il campo. Sarà un evento di portata universale. Mi fido sulla parola. Basta che fili tutto liscio. Facciamolo. Di che hai bisogno? La contromisura è scarica. Servono particelle di Cronon per una scossa di avviamento. E tu fai al caso nostro. Ma ancora vivo? Resisti! Sbrigati! Sta funzionando! Sembra di spingere contro l'intero universo, cazzo! Ce l'ho fatta! Cosa ha fatto quello lì? Forse non c'è riuscito. La contromisura aveva ripristinato il tempo ovunque. La distruzione era avvenuta e le vite erano perse per sempre. Ma era finita. Jack! Will! Le lancette scorrevano. Andiamo! Andiamo! Abbiamo salvato l'universo. Già. Dov'è Paul? È morto. Sparito, non lo so, non importa. Will aveva torto su tutto quanto. Sicuro? Will. La contromisura ha funzionato. Wow. La contromisura è andata. Ok. Ma il campo di Meyer-Joyce dovrebbe essere stabile ora. Certo, dovrò eseguire dei test per conferma. Vabbè, non c'è ragione di credere che la frattura sia ancora attiva.
Wow. Gli sta accadendo qualcosa, Jack. Un'altra domanda. La filosofia di Paul Serin dice che il tempo è una linea già tracciata e nulla può essere cambiato. Allora, ovviamente, non eri d'accordo. Ma dopo tutto quello che hai visto e fatto, vorremmo sapere, ne sei ancora convinto oggi? Aveva ragione. O è possibile alterare gli eventi? Tornerò a salvarti. È finito così? E neanche una risposta. Neanche una risposta? Vabbè, vediamo se... No, forse è finito così. Sì, sì. Finito così. Vabbè, io devo dire, mi sono divertito veramente tantissimo. È un sacco di tempo che non mi prendeva così tanto un gioco. Poiché io di un gioco penso che il pilastro fondamentale sia la storia. Cioè, può avere anche un gameplay sufficiente o comunque così così, ma se ha una storia che ti cattura, se ti cattura fin da subito ancora meglio, ma anche che ti cattura un po' più dopo, il gioco comunque lo porti, almeno per me, io lo porto fino a conclusione, ecco. Quantum Break io non avevo letto nulla, non sapevo nulla, prima della sua uscita e dopo l'uscita, anche se io appunto avevo già intenzione di portarlo sul canale, ma adesso forse l'ho già detto a proprio inizio serie, ho avuto problemi con lo store di Windows, cioè che non riuscivo a comprarlo, nello store di Windows, non mi chiedete come mai, o forse ho fatto io qualcosa che è andato in conflitto, non lo so, comunque sia, non potevo acquistarlo sullo store di Windows e mi ero, si può dire, rassegnato all'idea di non solo portarlo sul canale ma anche giocarlo, ecco, poiché comunque sia io possiedo un PC, possiedo una PS4, non ho assolutamente intenzione di prendere un Xbox One per questo gioco, perché vabbè, per quanto sia bello questo gioco, anzi molto bello se non bellissimo almeno per me, non ne vedo, cioè non trovo il motivo di comprare un Xbox One per questo gioco, ecco. Avesse altre esclusive la console Xbox, allora forse farei un pensierino, ma tutto quello che c'è con Xbox lo trovo tranquillamente su PC, quindi non ne vedo il motivo. Comunque stavo dicendo che mi ero rassegnato all'idea di giocarlo, ma poi quando ho letto che fanno anche la versione per Steam, cioè lo portano anche su Steam, ho detto cavolo, è l'occasione per prenderlo. Infatti, come è uscito su Steam, l'ho preso subito il giorno stesso, e veramente non me ne sono pentito, nonostante appunto l'unica cosa che sapevo è che c'entrava il tempo, cioè una trama o comunque una storia a che fare col tempo. Come ho già detto durante un episodio, quando c'è qualcosa, anche di film parlo, non solo di giochi, in cui c'entra il tempo, per me cioè quello mi attira subito. E infatti ho avuto ragione, così a sensazione sono andato, veramente mi è piaciuto tanto, e il finale
Beh, oddio, è finito bene. Alla fine si è risolto tutto come era probabilmente prevedibile. Però comunque qualche domanda, cioè, rimane, nel senso, Paul Serin che fine ha fatto? Ma quindi è ancora vivo? Ma boh, cioè, faranno un seguito? Non so. Poi la frase che ha detto la ragazza, che in questo momento non mi viene il suo nome. Con tutti questi nomi, dopo, registrando, faccio confusione anche, a parte per i protagonisti, non c'era nel gioco, cioè non si è visto, che si è avvicinato all'orecchio per dirgli verrò a salvarti. E infatti poi comunque lei ha avuto tipo una sensazione, no? Dopo, nel gioco si è visto che ha avuto questa sensazione, però boh, si è visto adesso che gli ha detto questa cosa, boh, non lo so se faranno un seguito. Spero se lo faranno, spero sia altrettanto dello stesso livello, insomma. Io di questi sviluppatori so solo che hanno fatto Alan Wake, un gioco che tra l'altro non ho giocato, ho solo visto forse la prima ora da quando sono stato a casa della mia amica Lara e mi aveva attirato anche lì, subito, praticamente devono essere proprio bravi questi a fare una storia così. Però vabbè, magari giocherò anche quello in futuro, non so quando, non so come, eccetera. Però vabbè, vediamo, vediamo. Intanto pensiamo al presente. Va bene, allora, ecco, probabilmente voi non sentirete niente, nessuna musica, niente, perché questo gioco incredibile, ma vero, forse non l'avevo fatto vedere nelle opzioni, ha un'opzione dove è possibile disattivare le musiche protette dal copyright, il che è, cioè, una manna dal cielo. Ce l'avessero tutti i giochi, io sarei a posto, praticamente. Non devo star lì a preoccuparmi se violo o meno il copyright. Quindi, infatti, anche durante il gioco non si è notato molto, probabilmente. Ma adesso probabilmente sì, perché secondo me in quei titoli di coda la musica c'era. Però attivando quell'opzione è stata tolta. Beh, meglio, meglio così, così almeno non ho rotture di scatole. Ecco, va bene, allora io vi lascio i titoli di coda e non so se ci sarà una scena finale, cioè dopo i titoli, boh. Io comunque li accelererò questi, se vedo che durano tanto li accelero. E niente, io vi ringrazio per avermi seguito. Ci sentiamo al prossimo video e non so cosa avverrà dopo, tuttora non lo so, quindi sarà una sorpresa, così. E niente, vi saluto e vi auguro un buon proseguimento. Ciao ragazzi e ragazze. Sei stato molto paziente e molto utile. Grazie. Già, ma la mia pazienza comincia a scarseggiare. Lo capisco. È proprio qui fuori. Jack Joyce. Finalmente. Pensavo volessi parlare, non rivivere la mia vita. Sei stato il fulcro di tutto quanto. Comprenderai che dobbiamo sapere esattamente cosa è successo. Avete dato la colpa a Paul. Complimenti. Paul Serena ha sempre fatto di testa sua, lo sai bene. Lui e le sue illusioni hanno recato enormi danni alla Monarch, ma possiamo ancora salvare questa azienda. Ci servirebbe uno come te. Questa non è più la Monarch che conoscevi. Possiedi delle qualità straordinarie e sappiamo entrambi che la nostra esperienza potrebbe esserti utile. Ci aiuteremmo a vicenda. Ma non era morto? Era morto quello lì, Martinez, è stato con un coltello nell'occhio, cioè. Boh, questo è un bel interrogativo. Quindi lo vedeva lui? O bah, non lo so. Ecco, ma io me lo sentivo che c'era la scena finale, non so perché me lo sentivo, vabbè.
Comunque, sì, hanno avuto anche una splendida idea a fare una fusione tra serie TV e gioco, devo dire, visto che poi io amo particolarmente le serie TV. Quindi va. Ok, niente, io vi risaluto, visto che non mi aspettavo questo, sì, colpo di scena, cioè, lui è morto. Bah. Vabbè, sarà interessante vedere se cambia veramente qualcosa. Allora, farò per i fatti miei, ovviamente, scegliendo, diciamo, la scelta opposta nei punti di svolta, ecco, non so. Io avevo letto che non cambiava tantissimo, mi pare, una recensione, però comunque io le recensioni le leggo sì e leggo no, insomma, vabbè. Va bene, allora niente, non vi faccio perdere ulteriore tempo. E vi saluto e ci risentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi e ragazze.